Due progetti, l'incontralavoro e la scuola che fa rete. Il primo è un progetto della provincia Barletta Andrea Trani, realizzato in collaborazione con il Formez PA, in partnership con la provincia di Bari, nato per facilitare l'incontro tra domanda e offerta e potenziare la rete tra i centri per l'impiego della provincia e le realtà più vicine alle imprese. Il secondo è un progetto per la costituzione della rete organizzativa tra le scuole della provincia BAT, una rete flessibile e aperta, ma allo stesso tempo governata secondo principi visibili e condivisi dalla comunità scolastica. I due progetti sono stati presentati questa mattina presso l'IPSIA Archimede di Barletta nel corso di un convegno dal titolo Percorso Scuola-Lavoro. Entrambi vedono coinvolti tutti gli istituti superiori della BAT. Parliamo di due progetti che fondamentalmente si riferiscono a due fasi ben distinte. Uno è la capacità da parte delle scuole di condividere dei percorsi formativi, che è il progetto La Scuola che fa Rete, e l'altro, che è legato chiaramente, è il progetto Incontralavoro, è cercare di far sì che le nozioni e questi progetti che i dirigenti scolastici e di concerto con la provincia di Barletta Andrea Trani mettono a disposizione degli studenti poi trovino sbocco nel mondo del lavoro. Il progetto Incontralavoro in realtà è qualcosa di più, perché dimostra quella che è la capacità dell'istituzione di poter diventare virtualmente un punto di incontro tra domanda e offerta, sfruttando quelle che sono poi le professionalità che vengono fuori dagli istituti secondari. L'incontro al lavoro ha un osservatorio all'interno, mentre la scuola che fa rete trova una rete che è creata in funzione del lavoro fra le scuole, per far sì che si possa, passando attraverso la stessa formazione professionale, che ha un suo piano di attuazione regolarmente approvato dalla provincia e fatto proprio dalla Regione Puglia, per far sì che ci sia questo recruitment, dicono ormai in Europa, cioè la possibilità di intercettare, di riuscire a cogliere molto di più. Speriamo ovviamente che in questo sistema ci siano vicino le famiglie, non soltanto i ragazzi, perché poter orientare bene passa anche attraverso le famiglie